Ci siamo quasi. Dopo 2 anni di pandemia che ha condizionato anche il lavoro e i bilanci dei concessionari di spiaggia, ritorna l'ottimismo. Sul lungomare di Fano e Pesaro si stanno eseguendo gli ultimi interventi per dare finalmente l'avvio alla nuova stagione balneare. Tra le novità, l'addio a mascherine, distanziamento e Green Pass. Tornano anche i racchettoni, il biliardino e i balli di gruppo. Infatti, sull'ordinanza del Ministero della Salute, non sono previste prescrizioni particolari per i gestori dei lidi, ma solo indicazioni che non costituiscono obblighi di legge. In tutta Italia, quindi, cade anche la norma che prevedeva un'area di 10 metri quadrati per ogni postazione. Si torna ai 7 metri e mezzo, con 3 metri di distanza tra le file e 2 e mezzo tra gli ombrelloni della stessa fila. Siamo pronti ad iniziare questa nuova stagione balneare con delle buone prospettive, perché già quest'anno, diciamo, anche tutto il discorso del Covid sembra che ci stia dando un pochino più di respiro e tutti stiamo lavorando, alcuni si stanno già preparando per aprire il 1° di maggio e altri magari un pochino più nelle zone limitrofe si stanno lavorando per aprire magari subito dopo, però ecco, siamo tutti all'opera per dare inizio a questa stagione. Visti i rincari generalizzati un po' in tutta Italia, verranno ritoccati anche i listini spiaggia? Qualcosa sì, andremo a ritoccare, ma questo è determinato proprio da quello che hai appena detto, il fatto che abbiamo avuto dei rincari sull'energia, su tutto, anche dalle attrezzature, materiali, un po' tutto l'insieme, anche il canone stesso demaniale ha avuto un importante ritocco e quindi diciamo qualcosina, attorno al 10% che andiamo a rivedere. Ecco, visto anche l'andamento della pandemia, quest'anno sperate di accogliere più turisti? Io dico che già fosse come lo scorso anno va benissimo, sì, comunque siamo ben speranzosi, ci aspettiamo un buon movimento, almeno ce lo speriamo. Anche a Pesaro fervono i preparativi, c'è chi ha iniziato a sistemare i lettini e chi ha già aperto il bar. Prima del Covid penso che non si torni, nel senso che prima avevamo 8 metri quadri da rispettare, col Covid l'anno scorso erano 10, quest'anno probabilmente si farà una via di mezzo. Però il vantaggio è che se capita come l'anno scorso che rimaniamo sotto erosione e bisogna fare qualcosa, si può stringere fino a 8 metri senza lasciare gli ombrelloni nell'acqua come è capitato l'anno scorso. Cominciamo dal 2 di maggio, partiamo, cominciamo a fare i soliti lavori, controporte, mettiamo sulle porte e diamo disponibilità ai nostri clienti con qualche lettino da venire giù. Sì, distanziamenti. Cercheremo di lasciare come l'anno scorso, togliere qualcosina per stringere, ma lasceremo starli ben uguale. Avete previsto un aumento delle tariffe oppure no? Sì, qualcosina ci sarà d'aumento, adesso non riesco a dire, ci sarà 30-40 euro d'aumento, ma non penso di più. Via la stagione turistica, quando inizierete? Dal 2 maggio iniziamo i lavori, la stagione come sempre sarà il 1° di giugno e dai, speriamo sia una bella estate. Non ci sarà l'obbligo dei distanziamenti, voi li attuerete comunque oppure no? Allora, tornare alle vecchie misure non credo, perché abbiamo visto che comunque anche i clienti sono molto contenti di queste misure. Adesso vediamo, magari fare un piccolo accorgimento per avere un po' più ombrelloni, accontentare più gente, anche i turisti che poi arriveranno in agosto. Visto l'aumento dei costi in generale, prevedete anche un aumento delle tariffe? Un piccolino, giusto un piccolo aumento, ma non incisivo, dai. Quei 10-20 euro ombrellone, giusto per coprire un po' anche noi i costi.